sicuramente lo strumento principale su cui poter lavorare, e penso che ci siano molteplici potenzialità su questo terreno. Chiaramente occorre lavorare sui settori che caratterizzano l'economia ma anche la società polesana, e cioè occorre lavorare sull'agricoltura, sulla pesca, sulla piccola e media impresa, su quelle nervature che caratterizzano, diciamo, la società e l'economia di questo territorio, per cui non occorre fare forzature, occorre lavorare su un terreno che offre molte opportunità. Il parco sì, dovrà trovare dei nuovi motori, che saranno motori produttivi. Si è visto che la grande industria, ma anche la media industria, difficilmente troverà in Italia, credo, magari mi sbaglio, un nuovo sviluppo, un nuovo boom economico di questo tipo, per cui forse questo è un bene, perché parlando poi di green economy, abbiamo abbandonato la grey economy, l'economia grigia, che in qualche modo mi si passi, non voglio polemizzare con nessuno, ma è stata un po' il motore e allo stesso tempo il freno, cioè l'energia termoelettrica, la grande produzione della centrale di Polesine Camerini, che per anni ha fatto sì che questo territorio si risollevasse economicamente, dando grandi opportunità di lavoro e di insediare popolazione che era sfiancata dalle alluvioni di qui sopra, ma anche ha poi accusato una fiacchezza e una immobilità nello stimolare forse nuove iniziative economiche, e penso soprattutto all'area prettamente detizia, quella più a destra, quindi la parte che potrebbe essere, che poteva essere interessata maggiormente da un riconoscimento agricolo di un certo tipo, e ci metto anche di mezzo l'allevamento dei mitili, e anche turistico di un certo tipo, quindi una promozione diversa che non interessasse solo il turismo inteso come può essere inteso nei lidi, nei bagni, come Rosa Pineta, che non è poi dissimile da quello, immagino, di Fregene o di altre zone d'Italia, ma poteva essere un turismo più qualificato, più mirato ad una nicchia diversa di persone. Penso agli appassionati di ornitologia, agli appassionati di naturalisti, e che ci sono molti, che la fatica che noi abbiamo sempre fatto è quella di raggiungerli, perché tu puoi avere dei territori meravigliosi, bellissimi, come abbiamo e come sappiamo di avere, e poi siamo incapaci, e ci metto anche di mezzo ognuno per sé, anche come amministratori, di promuoverli, forse perché non abbiamo le risorse e le competenze per promuoverli. Quindi qui anche l'importanza di un delta che sia anche una struttura in qualche modo amministrativa, politica, e che si possa muovere con risorse diverse, con capacità diverse, con professionalità diverse negli ambiti europei, internazionali, nello sviluppo della comunicazione, nella capacità di promuovere quello che altri fanno. Adesso non vorrei tornare con il solito esempio che nella Camargue fanno questo e fanno quello, però tant'è che loro lo fanno da anni e hanno imparato a farlo, per cui spesso copiare, o se non copiare, attingere e mutuare alcune cose da ciò che altri fanno bene e meglio è fondamentale. Sicuramente è uno degli strumenti validi per il nostro territorio, perché è un territorio fragile ma contestualmente molto bello e molto da valorizzare, e quindi su quella che è la politica di tutto il territorio è quello che deve dare soprattutto consapevolezza a tutti, proprio perché sarà fonte di sviluppo per il territorio, per i nostri giovani e soprattutto per le attività turistiche che insistono su una bellezza unica. È evidente che tutti più o meno consapevolmente siamo per la sostenibilità, anche perché assistiamo a situazioni generali di un degrado ambientale importante, legato non solo a una carenza di risorse, ma anche a una cultura che ha bisogno di crescere. Ecco, detto questo, proprio nella nostra realtà la sostenibilità dovrebbe essere sinonimo di sviluppo, cioè se non applichiamo i concetti di sostenibilità in un parco, o domani in un parco interregionale, in un'area in cui l'UNESCO ha dichiarato di interesse mondiale, non vedo dove dovremmo applicare questi concetti. Il Delta del Po è un territorio straordinario e unico, e lo è anche per le sue caratteristiche
diciamo, di potenzialità produttiva, sia in termini di green economy, sia in termini di blue economy, quindi sia per l'agricoltura che per la pesca, avendo già in essere dei prodotti già oggi qualificati come con marchi a livello europeo, quindi IGP e DOP, e quindi sicuramente sarà sicuramente il futuro di questo territorio produrre in termini di assoluta qualità e in termini di assoluta compatibilità ambientale. La green economy è proprio una di quelle potenzialità, di quelle chance, di quelle risorse che possono consentire, io credo, a tutta la provincia, a tutto il territorio del Polesine, ma in particolare per il Delta, potenzialità, dicevo, che possono assolutamente consentire un salto di qualità nel futuro, anche in quel futuro prospettato medio-lungo termine, si diceva, no, 2030. E soprattutto nel Delta possiamo fare riferimento, insomma, alla pesca, che già oggi ha una serie di realtà molto solide che non riguardano soltanto la pesca in senso proprio, ma anche la trasformazione, la conservazione, ecco, del prodotto. Penso alla canteristica navale, penso a un certo tipo di turismo, insomma, che porta a una scoperta diversa e lenta di un territorio così peculiare, e penso evidentemente ad altre attività di carattere ecologico ambientale che possono riguardare un'area umida così significativa, di valenza non soltanto italiana ma internazionale. Dentro questa valutazione, questa discussione, è chiaro che strumenti come il parco possono diventare, partendo anche dal rinnovato protagonismo degli enti locali, una cabina di regia, un luogo dove pensare e progettare questo tipo di sviluppo altro e sostenibile. La green economy, ugualmente, invece, da un punto di vista, ecco, dell'economia di scala, la intendo, la vedo, la percepisco come una possibile cornice dentro la quale rafforzare quelle che sono le attività che dicevo e provare anche a innovare e creare ulteriori occasioni di crescita per il territorio.